Avanti con le premiazioni. Allora, per la premiazione di Antonio Cottone, invito Umberto Ambrosoli a raggiungerci sul palco insieme ad Anna Lapini. Abbiamo sentito prima la storia appunto di un sindaco che ha fronte a difficoltà in Sardegna, dove tra l'altro c'è una situazione abbastanza complessa perché le intimidazioni nei confronti degli amministratori sono in aumento, e adesso invece è un altro tipo, esatto, prego, un altro tipo di storia. Sì, io inutile parlarvi dell'emozione che si prova a essere qui per un fatto normale. Tutti quelli che siamo qui, come molti altri in giro per l'Italia, siamo impegnati nella lotta per la legalità e tutto quello che c'è intorno. Quello che abbiamo fatto noi, parlano, dico noi, io e i miei fratelli, una sera del 13 gennaio del 2016. Dovrebbe essere normale che due persone che vengono a comprare una pizza e che dopo un secondo ti chiedono il pizzo, dovrebbe essere normale reagire, chiuderli dentro una macchina come abbiamo fatto noi e come hanno fatto anche dei nostri clienti di vicino che hanno quasi assistito a quello che stava succedendo e non appena hanno capito ci sono stati vicini. Dovrebbe essere normale chiamare la polizia, i carabinieri, aspettare che arrivi e tenerli imbottigliati lì dentro la macchina, quasi a buttargliela a terra. Purtroppo non sempre è così, non sempre si reagisce così. C'è la paura dietro, c'è la paura che è stata vissuta in quei giorni, forse ancora adesso, condannati, arrestati immediatamente, naturalmente, su quello non c'erano dubbi. La vicinanza da parte delle forze dell'ordine, da parte delle varie associazioni, Addio Pizzo, Libera Futura, anche Confcommercio. E tanti altri, la vicinanza della gente, il fatto di non aver preso, come magari molti ci suggerivano, una scorta. Non puoi prendere una scorta quando hai dei clienti che vengono a mangiare al tuo locale, perché per fortuna sono tanti. E come fai allora? Ognuno che entri lo controlli, lo perquisisci, chiedi chi è, chi non è, non puoi farlo. Noi non lo abbiamo fatto, non credo che lo faremo mai. È stato un gesto forse un po' folle in quel momento perché non sapevamo chi avevamo davanti. Per fortuna poi, grazie alla vicinanza un po' di tutti, soprattutto delle forze dell'ordine, non è successo nulla, nonostante ogni tanto qualche magari lontana avvisaglia, ma per fortuna che è rimasta lontana. Io non mi sento di raccontarvi altro, non mi sento di dire un po' poi tutto l'iter, è inutile, però vi vorrei parlare solo della normalità, perché noi non dovremmo essere premiati per quello che abbiamo fatto, fa un immenso piacere, però dovrebbe essere normale, dovrebbe essere un diktat della nostra civiltà, quello di tenere lontano queste persone, però purtroppo non è così. Io spero che col tempo, e qui abbiamo tanti esempi, l'esempio che poi diamo noi ai nostri figli, perché alla fine è quello che facciamo lo facciamo fondamentalmente per i nostri figli. Spero che serva da monito e da esempio, non il nostro, ma tutti i gesti, qualsiasi gesto, per far sì che queste cose siano sempre meno premiate, non si offenda nessuno, non per carità, ma il premiare qualcosa che dovrebbe essere normale, sono un po' stona, però purtroppo è così, non ci sono tanti gesti, sentivo poco fa il numero 50 persone, sono pochissime, sono pochissime, sono un numero esiguo per quanti milioni di italiani siamo e per quanti milioni e per quanti imprenditori, per quanta gente che lavora nella burocrazia giornalmente subisce. O vede subire, che forse è ancora peggio, perché lì bisognerebbe anche intervenire. Perché magari chi in quel momento è colpito potrebbe avere la paura della reazione, magari chi è un corpo estraneo invece potrebbe reagire in maniera diversa, un po' più fredda, un po' più distaccata. Io vorrei che l'anno prossimo voi abbiate l'imbarazzo della scelta, perché vorrà dire che
che si lavora bene nella giusta direzione. Mi auguro che l'anno prossimo ci siano 100, 150, non so quante. Sì, Grazie. lo sapremo dire nella prossima edizione.